Ragazzi, oggi si va al Maso Rheingut a Bolzano. Siete pronti? Siete pronti per il Maso Rheingut? Yeah? Sherry, let's go! Okay. E adesso torna a mangiare questo piccolino. È troppo dolce. Che carino che sei. Dai, cervone gigante, dai, no. Ma quanto è bravo, eh. Non sembrano animali cattivi, in realtà sono buonissimi. Che bravo. Dai. Che non vedrete mai ovunque. Uno alla volta. Cazzo, quello mi morde. Io ho paura di quello lì. Dai, facciamo col più grosso. Uè, guarda che arriva. Filma. Io sono pronta. Ragazzi, nutriamo il dio servo. Che carino. Non è che ce ne ancora due tocchi. Ti fai accarezzare? No? Non ti fa niente. Ciao a tutti, oggi vi porto qui con me per assaggiare il budino proteico della Lidl, gusto caramello, e abbiamo anche lo yogurt proteico della Lidl, gusto mirtillo. Abbiamo poche calorie e 20 grammi di proteine. Come valori nutrizionali, dai, per essere un dessert va anche bene. Qui abbiamo il nostro budino proteico, sempre a 20 grammi di proteine e senza lattosio. In questo caso la confezione è leggermente più pesante. I valori nutrizionali sono un po' più peggiori e ha un po' troppi zuccheri, diciamo. Troviamo 9 grammi di zuccheri. Oh, guaio! Manuel! Manuel! Qui non si può fare recensioni tranquilli. Guarda Emanuele che ci fa compagnia. Andiamo con il budino proteico, sperando che a capra non me lo rubi. Dai capra, spostati. A vederlo, bello aspetto. Perché sei cicciottella, non ci sto più se fai così. Buono. Sa molto di caramello e una bella consistenza. Come colazione per il pranzo direi ottima. Me lo sbaffo fuori tutto in 20 secondi. E adesso, dopo essermi spazzolato il budino proteico, andiamo con lo yogurt proteico. Gusto mirtillo. Senza lattosio anche questo, eh. E low fat, pochi grassi. Colore bello. Cucchiaone. Un classico yogurt. Pezzetti di mirtillo ci sono. Non troppo zuccherato e complesso per il rapporto proteico che ha, ci può anche stare. Voto 10. Ha già il modo per provarlo. Che cucciolo. E signori miei, l'animale più rilassato del mondo, senza rogni, senza pensieri, senza preoccupazioni. Cioè, guardato lì, sdraiato sulla paglia che dorme al sole. Più bello così cosa ci può essere? Sopra abbiamo anche fagiani, galli, tacchini e delle mucche giganti. La cosa più bella è il gallo nano. Che carino. Abbiamo pure il re dei galli. Hai capito? Sì. Abbiamo qui la civetta dei nevi. È venuta qui a farci fare un bel primo piano. La cosa bella è che può ruotare il collo di 180 gradi. E continua a farlo per osservarsi. Sarebbe un animale notturno, però si vede che continui i rumori lo tengo sveglio. Che occhioni che ha. Guarda che grande. Un po' spaventato che si allontana.
Allora, non so cos'è. Scrivetelo nei commenti. Quella è una capra di... meglio di un zoo safari. Che carino. C'ha degli occhietti arancioni vivi che sono bellissimi. Ciao. Non mi avvicinerei troppo perché sembra molto territoriale. Comunque il posto è davvero bellissimo. Sembra di essere in un villaggio di quelli antichi, 1700-1800. Siamo a 1000 metri di altitudine, qui, circondati da montagne bellissime, vette di 4000 metri innevate, uno spettacolo. Posti fiabeschi. Ah sì, ci sono pure i dromedari e i cammelli, adesso andiamo a vederli. Piccolo! È fuori! Che bello, abbiamo trovato pure un topolino. Qua troviamo i mini pony, belli felpati che non sentono né freddo né caldo, quindi top. Ma che sorrisone che tiene. Non so come faccio a vederci perché c'ha gli occhi tutti coperti. Ma sei serio?